Vossardino.it, siamo qui in compagnia con Silvia Bulgarelli, banda della GSM, nel prepartita di GSM Città di Carpi San Damaso, a cui chiedo subito un giudizio sulla scorsa partita, vinta per 3-0, disintegrata Magreta in casa. È stata una partita che ci ha tirato sul morale, perché insomma l'inizio è stato un po' così, però almeno giocando in casa il pubblico dalla nostra è stata insomma una vittoria soddisfacente e poi insomma ci dà la carica per le prossime partite, ecco. Arrivato dopo il 3-2 vinto al tie break, come lo vedi questo inizio di campionato con quattro vittorie e una sola sconfitta persa 3-2 a Danzola Emilia? Allora, Danzola è stata una partita insomma abbastanza tosta e poi anche quella di Nonantola successivamente. E Anzola abbiamo perso, c'era un avversario tutto sommato abbastanza ostico. Nonantola ci siamo un po' mangiati le mani, perché è stata una partita che si poteva concludere prima, purtroppo abbiamo fatto qualche errore di troppo, però insomma siamo abbastanza propositive, cioè meglio partire in salita piuttosto che ritrovarci alla fine, che ormai abbiamo già dato tutto, quindi siamo ottimisti e pensiamo di scalare la classifica piuttosto che andare giù, ecco. E quindi giudichi un punto guadagnato ad Anzola, perché comunque perso al tie break 3-2, e un punto, esatto, perso più a Nonantola. Esatto, sì, ad Anzola per come si erano messe le cose c'era il rischio di venire a casa senza punti. Mentre a Nonantola si poteva portare a casa prima e invece ci siamo un po' guardate troppo in faccia, ecco. Prossima partita appunto contro San Damaso, e Serie C anche l'anno scorso era nell'altro girone, e un giudizio su comunque la partita di sabato. Allora, la squadra non la conosciamo perché appunto noi eravamo nell'altro girone, però qualcuna delle giocatrici le abbiamo conosciute, chi perché ci ha giocato contro anni passati, chi perché magari si è ritrovata nello stesso girone. E è una partita in teoria abbastanza importante, perché uno scontro diciamo non è tra prima e seconda ma tra terza e quarta, quindi al vertice. Tra l'altro dall'altra parte c'è San Prospero che giocherà contro la Villa d'Oro, quindi è una giornata abbastanza decisiva per la classifica, quindi cerchiamo di far bene, ecco. Super cariche poi. Però. Ah beh, quello per forza, super cariche per forza, cioè ogni partita deve essere una battaglia proprio fino all'ultimo punto, perché nessuno ti regala niente.